Adesso entriamo nelle cose, insomma, che sapete che a me, insomma, piace mandare in onda anche un po' di storia. Vogliamo vedere un pezzo, regia? Siamo pronti? Perché poi qua col Philadelphia si sono riempiti sempre tutti la bocca. Ovviamente non parlo dei tifosi, ci mancherebbe altro. Andiamo a vedere questo pezzetto del TG3, giusto per vedere una cosa molto recente. Molto recente. Una giornata storica per Torino e per il Torino. Così il presidente del Torino, Attilio Romero, ha annunciato il primo passo per la ricostruzione dello stadio Philadelphia, che risorgerà in via Giordano Bruno sull'area delle ex dogane, attigua a quella sulla quale giocava il grande Torino. Il progetto dell'architetto Alberto Rolla prevede la costruzione di un impianto multifunzionale, avveniristico per le soluzioni tecnologiche, che potrà essere utilizzato oltre che per il calcio, anche per l'hockey su ghiaccio e quindi per le Olimpiadi del 2006, per volley, basket, tennis e spettacoli. Lo stadio, che dovrebbe essere pronto entro il 2004, avrà la copertura mobile e potrà ospitare 25-30.000 spettatori. Il protocollo d'intesa per il trasferimento delle aree dal Demanio al Torino Calcio è stato siglato nella sede della Società Granata dal patron Franco Ciminelli e dai dirigenti delle dogane del Demanio, presenti Diego Novelli per la Fondazione Philadelphia, Giorgio Benvenuto, presidente della Commissione Finanze della Camera, e gli assessori comunali Passoni e Corcico. L'annuncio arriva all'indomani della bella vittoria sull'Empoli, la terza consecutiva per il Torino, che ha riaperto la speranza promozione, anche se il presidente Romero, scaramanticamente, dice di non voler guardare la classifica. Diciamo che la sbircio la classifica, visto che sono a 5 punti le quarte, però il punto lo facciamo. Tagliamolo pure questo pezzo, voglio dire. Così ognuno di voi si faccia i propri pensieri, non voglio star qua, vi riporto delle cose, ma altri presidenti sono sempre messi in bocca il Philadelphia. Guardiamo quest'altro ad esempio. Cambierete molto per quanto riguarda l'organico oppure no? No, ma io credo che bisogna tenere presente che il salto di categoria c'è ed è importante, quindi non bisogna magari illudersi che un buon gruppo che ha fatto bene in Serie B possa anche far bene in Serie A. Ecco, quindi bisogna cercare di fare di aggiungere quelle pedine fondamentali uno scacchiere che però è già abbastanza competitivo. Ecco Presidente, noi abbiamo Brighetti che oggi ha convocato Battistini, portiere del Verona, e poi mi ha anche detto che ha chiuso praticamente la carriera da giocatore con la maglia del Torino. L'ultima partita che ho fatto in Serie A è stata con la maglia del Torino. Però io volevo chiedere una cosa al Presidente molto importante. La Juventus si lamenta dello stadio, delle Alpi. E vorrei sapere, se si lamenta la Juventus, come vi trovate voi allo Stadio delle Alpi, che secondo la mia opinione è enorme per una squadra di calcio che può avere 30-40.000 spettatori? Sì, è sicuramente uno stadio che ha dimensioni che ormai non sono più in linea con le esigenze del calcio di oggi, soprattutto col dilagare della pay per view che consente di vedere la partita e qualunque partita si voglia a casa comodamente. Io credo che sia la Juve che noi abbiamo portato avanti la politica per portare ad avere uno stadio di proprietà e noi stiamo tentando di costruire Philadelphia. Costruire Philadelphia la sua priorità e andare via dalle Alpi, così la Juve se lo prendeva poi tutto per lei, perché l'altro giornalista gli domanda: ma cosa te ne fai di uno stadio così grosso? Già questo è quella l'assurdità. Lasciamo stare, non abbiamo tempo, io voglio solo questa sera farvi vedere questi pezzi. Uno per ultimo, la nostra Giancarla Tenivella, che saluto, intervistò anche fra le tante volte anche a Superga qualcun altro che disse invece queste altre cose qua. Di polemica non ne ho mai fatte, sono gli altri che fanno la polemica. Io sono venuto per rispettare la memoria del Torino e questo basta, il resto conta zero. Quindi vuol dire che adesso è diventato tifoso del Toro, patron? Se io non riesco a capire come si possa dire che io non sono tifoso se mezzo mio patrimonio l'ho buttato nel Toro, allora cosa si deve dire? Ce lo dica lei, quindi è diventato proprio tifoso del Toro? Forse sono l'unico vero tifoso che paga e non parla solo. Senta, visto che è un 4 maggio da sapore particolare, con un attimo, con la festa anche al Philadelphia, che cosa ci può dire del Philadelphia? Tornerà a vivere? Il Philadelphia dovete fare una richiesta al sindaco di cosa di dire quando ci danno le licenze. Sappiamo che ormai è questione di giorni. Quando c'è le licenze allora entriamo in gioco noi. Fino a quando non ci sono le licenze, sono 2 anni e mezzo che io sto lottando.
però nessuno, si accolgono solo delle cose negative, le positive nessuno le guarda e nessuno contribuisce. Quando ci danno le sberle in giro contro, questo nessuno li guarda, guardano solo le cose da criticare. L'intenzione vostra c'è di far tornare a splendere quello che è stato davvero l'arena del... Garanzia addirittura un mio patrimonio personale, tu non sentire tappati gli orecchi, patrimonio personale a garanzia della costruzione del Filadelfia, più di così si muore. Infatti si muore, siamo falliti e va bene. Allora oggi, giusto per chiudere questa parte così importante, alla quale meriterebbe una trasmissione intera ovviamente il Filadelfia, vorrei far vedere dalla regia i tre progetti che sono stati presentati ad oggi. Allora, questo è il progetto di architetti Gaveglio Tagliano, che con una L sola Tagliano chiediamo scusa, ma comunque molto simile all'originale, l'abbiamo visto nei dettagli e anche seguito. Poi abbiamo anche il progetto che è stato presentato per primo dell'architetto Marco Busca, più avveniristico e interessante anche come progetto. E poi soltanto ieri è stato presentato invece questo dal designer Umberto Palermo, che ha presentato questo altro tipo di stadio, un po' più simile forse al primo. Direi che quello dell'architetto Marco Busca si differenzia moltissimo, mentre questi due sono molto più simili, sembrerebbero quasi tolta una tettoia, veramente vabbè, copiato. In modo uguale, insomma, su quello stile lì che richiama un po' più il vecchio Filadelfia, ecco, per intenderci. Adesso vedremo quanti ne usciranno di altri, se ne usciranno altri, poi si sceglieranno sicuramente. 30, penso adesso. Che se la cosa andrà avanti, si troveranno i quattrini, penso proprio questa volta di sì, ci sarà, immagino, una specie di referendum anche fra tifosi per poter scegliere il progetto migliore, quello che sarà più attuabile e quant'altro. Bene, io credo di aver chiuso qui questa parentesi importante su Filadelfia. Andiamo in pausa pubblicitaria, ci vediamo fra pochissimo e parleremo un po' di attualità.